per 55 minuti abbiamo giocato solo noi, perché il Padova non ha mai tirato in porta, noi abbiamo avuto le occasioni, l'unico rammarico è di non aver finalizzato. Penso che abbiamo fatto il primo tempo, forse il più bel primo tempo del campionato, secondo me per il valore della squadra che avevamo di fronte. Poi non abbiamo reagito, vabbè, di fronte abbiamo una squadra forte, lo ha dimostrato sul campo, e malgrado quello, la palla gol clamorosa l'abbiamo avuta per pareggiare, e loro hanno tirato un'altra volta che Pablo ha fatto un miracolo a chiusura. Quindi, e sono saltati, come ha detto, i nervi, chiaramente abbiamo perso energie nervose, mentali e la serenità con cui stavamo giocando, e questo sicuramente ha contribuito a non dare quella reazione che magari avremmo potuto avere, tenendo in considerazione, ripeto, che eravamo in 10 contro una squadra che è seconda in classifica, che ha dimostrato nella seconda parte della gara anche il suo valore completo. Se mi nascondo dietro l'arbitro, sbaglio, si dà alibi, e non ce ne devono essere. Anche con questo arbitro, dico anche con questo arbitro, abbiamo avuto le occasioni per vincere la partita, perché la partita nel primo tempo l'abbiamo presa a pallonate, se vogliamo vedere il calcio reale com'è stato. Non finalizzi, non fai gol, il portiere para e fai solo tanto senza finalizzare, il calcio è fatto di gol. Loro hanno avuto un gol alla prima occasione, si è inventata una grandissima rovesciata, possiamo discutere se è fallo o se non è fallo, io non l'ho visto ancora le immagini, Alessandro mi ha detto che ha avuto un'ancata quando è andato sull'anticipo, quindi devo dire solo sulle parole riferite dal capitano, e si è inventato il gol. Dopo la partita è cambiata, poi cambia quando c'è il nervosismo di Redan, che non mi piace, che è negativo, e quindi nessun alibi, perché l'espulsione è giusta. Mi chiedo perché solo, però, da una parte, perché Vallocchia, che non ha restituito il pallone a loro, è stato messo le mani addosso fisicamente da due giocatori, neanche ammoniti, solo da una parte. Allora, io sto parlando di calcio, e questo è extra, però se parliamo di tensioni che dopo ti portano, non parlo di buco sull'Escano. È il primo minuto, non vogliamo il coraggio, non c'è il VAR. Non c'è il VAR, non ha visto evidentemente, poverino. Ma dopo lo vede che ha il sangue, che lo perde? Ok.